Cari ragazzi, amici della Toscana, signore Bucci, dopo quello che abbiamo visto, le parole sono difficili e sono sempre tutte ovviamente retoriche, banali. Forse dovremmo provare a prendere l'impegno nei prossimi giorni di fare mezz'ora di silenzio in camera nostra, soli, a riflettere su quello che abbiamo visto, perché questo può essere un modo per onorare le persone che qui sono morte, per capire anche a distanza di pochi giorni l'effetto che può avere su di noi questa esperienza, che io sono certo segnerà la vostra vita. Però bisogna farci coraggio, così come se lo sono fatto coraggio le persone sopravvissute che hanno deciso di raccontare perché la memoria non andasse perduta. Hanno deciso di sconfiggere raccontando uno dei desideri massimi dei nazisti, degli aguzzini che qui li tenevano prigionieri, l'idea che tutto sarebbe stato cancellato, dimenticato. La speranza che non ci fosse memoria di ciò che qui è avvenuto. E allora io non voglio, non è il luogo fare polemiche, ma lo dico con serenità, pacatamente. Noi facciamo bene a venire qui anche durante questo mese così freddo, così difficile. La nostra fatica di oggi è senz'altro neanche paragonabile alle sofferenze apocalittiche che hanno vissuto le persone che erano qui. Però sentiamo un po' il morso della situazione. L'abbiamo visto questo campo nelle condizioni climatiche peggiori. E allora dico serenamente, pacatamente, che un viaggio qui forse possiamo proporlo ai tanti che nel nostro paese, ad esempio, dicono: io non sono razzista, però. E con quel però cancellano subito la prima frase. Oppure ai tanti, ne troviamo tanti davvero, che dicono che coloro che combattevano per la liberazione dell'Europa dalla dittatura nazifascista non erano in fondo molto diversi da coloro che invece erano armati a fianco dei nazisti fino all'ultimo giorno. I morti si rispettano tutti, ma la lotta era diversa. Chi combatteva per la libertà ha aperto all'Europa, al mondo, uno scenario completamente diverso rispetto a quello che si sarebbe avuto se coloro che qui comandavano l'avessero avuta vinta. Bisogna mantenere queste differenze. Bisogna anche ricordare che queste differenze valgono a tutti coloro che vogliono negare. Ci sono persino storici che si adoperano caparbiamente a negare che sia esistito, nonostante le tante evidenze di oggi, un olocausto, un tutto che brucia, che ha distrutto la vita a milioni di persone. E forse bisogna anche chiedere di venire qui in questa stagione a coloro a cui scappano giudizi troppo leggeri, imperdonabili. Sì, è vero, insomma, le leggi razziali sono state un errore, però ne ha fatte tante buone di altro tipo. Non va bene. E lo dico serenamente, non va bene, perché si mette tutto in una grande confusione che rischia di essere pericolosa per il futuro, per la democrazia, per la convivenza pacifica, per i valori che dobbiamo mantenere. Certo, come diceva Primo Levi, siamo qui anche perché questi fatti sono accaduti e se sono accaduti possono ancora accadere. Nella seconda metà del Novecento tanti sono stati fatti simili a questi, nel mondo, nelle guerre. Penso al sud-est asiatico, mi viene a mente la Thailandia, ma mi vengono a mente anche i bombardamenti del Vietnam, mi vengono a mente l'apartheid in Sudafrica, ad esempio.
o ciò che è avvenuto in tante parti del mondo con le dittature, la Cina e poi Pinochet per un altro verso. Siamo qui perché questi fatti, magari in dimensioni diverse, accadono ancora, ma ricordiamo la Bosnia, ricordiamo il Ruanda. Io però vorrei ricordare brevemente anche alcune cose di casa nostra, molto recenti, a partire da questo episodio di Napoli, dove un gruppo di giovani decide di stuprare e violentare una giovane donna ebrea. Perché ebrea? Semplicemente perché ebrea. E poi voglio ricordare l'episodio dell'anno scorso che è accaduto a Firenze, in Toscana, la civile Toscana, dove un uomo come noi, come erano uomini come noi coloro che stavano qui a tenere sotto il giogo, a tenere nelle sofferenze migliaia di persone, decide di prendere un'arma e spara su un gruppo di senegalesi, uccidendone due e ferendone mortalmente, condannandolo alla non autosufficienza, un altro giovane che era a fare un po' di mercato con povera roba per guadagnare poco, per inviare due soldi a casa sua, perché questa è la verità. E poi ricordo Rosarno, episodi su cui si è riflettuto poco, la manodopera nera sfruttata a cogliere pomodori per pochi euro, che fa una manifestazione e la reazione violenta del caporalato e della criminalità organizzata che li caccia con fucili caricati a sale, se ricordo bene. Dalle baracche, questo tema delle baracche torna spesso, dalle baracche in cui venivano malamente ospitati, erano giovani, neri, laureati alcuni di loro, come tanti che venivano qui, prigionieri politici, ebrei, che avevano cultura, che erano persone dotate di conoscenze, di sapere, come tanti che vengono adesso da noi. E poi ancora i campi Rom che sono stati bruciati. È stato un periodo che bruciavano i campi Rom, non so se vi ricordate, a Napoli, a Roma. E qui i Rom li abbiamo trovati un'altra volta, appunto. E poi ancora, io sono impressionato dal fatto che ci sono 17.000 esseri umani sprofondati nel mare, nello stretto di Sicilia, tra la Libia e la Sicilia. 17.000 ragazzi che venivano in Europa a costruirsi una speranza di vita, anche loro per mandare a casa qualcosa, per far vivere le loro famiglie. 17.000 nel mare più controllato dal cielo, con i radar, dalle navi. Un giorno io penso che ci additeranno come paese perché non siamo riusciti a fermare questo genocidio, perché non siamo riusciti a soccorrerli in tempo, perché sono persone. Questo è il punto. E questo concetto della persona noi lo troviamo splendido nella Costituzione italiana. Io credo che da questo punto di vista siamo un paese fortunato, perché chi ha fatto la guerra di liberazione ha saputo darci anche una Costituzione straordinariamente bella, laddove dice soprattutto che è la Repubblica che rimuove gli ostacoli che impediscono alla persona di realizzarsi. Se uno è handicappato, ha diritto di chiedere che gli sia rimosso l'ostacolo. Se uno ci impiega di più a fare una cosa, se si impegna però, ha diritto di poterci impiegare un po' di più. Sì, il merito di cui tanto si parla, sì, ma anche l'eguaglianza nei diritti. E l'eguaglianza affermata concretamente, non solo sulla striscia di partenza, ma anche sulla striscia d'arrivo. Io credo che queste sono le cose che possono venirci a mente, insomma, visitando questo luogo. E lo dobbiamo fare ancora di più in un momento in cui, lo dicevamo anche ieri, l'Europa è percorsa da nuovi fantasmi neri che si ammassano sulla nostra testa, proprio perché c'è la crisi, perché c'è disperazione, perché c'è incertezza, disoccupazione, precariato. È facile dire i neri ci portano via il lavoro, quelli sono colpevoli, il diverso comunque ci minaccia nella nostra identità, nella nostra cultura. Anche le donne aumentano i femminicidi, ad esempio, in maniera impressionante.
Bene, noi siamo qui per riaffermare il nostro amore verso i valori della Costituzione, verso la libertà, verso quest'idea di persone che ho di persona e di rispetto della persona che ho cercato di descrivervi. Il confine tra chi la rispetta e chi non la rispetta è uno solo. C'è chi agisce perché la persona sia un fine delle sue azioni e c'è chi la usa come strumento. Se si prende la strada di usare le persone come strumento, il treno ci porta in questi luoghi, ecco. Magari in forme diverse, magari in altro modo. Io penso che noi andiamo via di qui saldi in questi principi, più di prima, più forti, e penso che, mi è stato chiesto, ma perché la Regione Toscana finanzia questo? Noi pure in tempi di crisi non abbiamo voluto ridurre finanziamenti alla cultura, alla scuola, al sociale, perché pensiamo che ci sono dei servizi essenziali. E allora mi è venuto di dire così: noi dobbiamo rendere anche un servizio essenziale alla democrazia nel nostro paese e quindi continuare con questo impegno. Abbiamo fatto un'esperienza insieme, io vi ringrazio moltissimo, spero che ne rimanga traccia anche nei nostri rapporti. Se volete potete scrivermi e io senz'altro vi risponderò. Penso che sarà bene continuarci a vedere, insomma, a tenerci in contatto, e credo che tornerete poi in Toscana più forti ancora, più saldi, come vi dicevo, e convinti che ci sono delle battaglie e degli impegni per la libertà, per la democrazia, per il rispetto delle persone che meritano di essere fatte e di essere fatte fino in fondo e che possono essere motivo importante per il vostro impegno e per la vostra vita. Arrivederci, ragazzi.